Andrea Marungiu, siamo alla stretta finale. Domenica la prima partita di playoff con il Guspini di Terralba. Diciamo comunque vada un buon finale, un epilogo positivo per una stagione che sicuramente non si aspettava alla vigilia così brillante. Sì, abbiamo giustamente domenica festeggiato, ho fatto i complimenti ai ragazzi, Martì siamo andati anche a cena proprio perché secondo me, secondo noi, chi conosce l'ambiente del Carbonia di quest'anno, abbiamo fatto una grandissima cosa con diversi problemi durante la stagione. Meritatamente siamo arrivati nelle prime due posizioni, siamo tutto l'anno che combattiamo anche per il primo posto che poi vinto meritatamente dal San Massimo. E ora ci prepariamo questa ennesima sfida col Guspini, la nostra bestia nera, sia l'anno scorso che anche quest'anno ci ha battuto qua a Carbonia, e sappiamo che non sarà una partita semplice, anche se abbiamo il piccolo vantaggio di giocare in casa e di avere due risultati su tre anche nei 120 minuti, però loro sono una squadra esperta, una squadra fatta per vincere, non ci sono riusciti, sono stati più bravi il San Massi anche noi rispetto a loro che abbiamo un punto in più. Vediamo un attimino cosa fare. C'è sempre una prima volta, che sia quella più importante. Sì, è quello che sto pensando da giorni. Potremmo fare una grande cosa se li battiamo, perlomeno non perdiamo, è una grandissima soddisfazione per Carbonia, per il Carbonia, sperando che poi un domani con il nostro sacrificio e dei ragazzi il Carbonia ritorni in eccellenza già il prossimo anno con la lotteria dei pescacci. Hai ricordato prima la battaglia comunque portata avanti per un certo periodo anche per il primo posto col San Massi, vanificato tutto da un mese da dimenticare, cosa è successo? Le mie considerazioni, dette anche la squadra, è stato un momento dove abbiamo perso quasi subito insieme a Congiu e Guberti, che sono due fuori quota che stavano giocando titolari e anche abbastanza bene. Congiu, un attaccante che ci dava profondità, Guberti spingeva bene da esterno. In più, dopo Iglesias abbiamo avuto sei squalificati contro la San Marco in casa, cioè è costata la sconfitta. A Segura abbiamo giocato senza quattro squalificati e penso che quelle due o tre partite tra Iglesias e Segura ci siamo giocati in primo posto. Poi forse non avremmo vinto lo stesso, perché il San Massi comunque è la squadra che ha vinto 14 partite in casa e un pareggio, e quindi i numeri sono sempre importanti, quindi hanno dimostrato che loro, perlomeno quei dati dimostrano di essere superiori perlomeno a noi. Un pronostico è difficile farlo per domenica, ma Andrea Marungiu, se non fosse coinvolto in prima persona, se dovesse fare 1x2, cosa prevede? Bravo! È sempre difficile, come difficile a tutti i livelli, dare un pronostico. Io ho una squadra giovane, quindi non so con quale stato d'animo, con quale stress sportivo possa arrivare la mia squadra. Penso che se entriamo con la testa giusta, come è capitato nella maggior parte delle partite di quest'anno e anche dell'anno scorso, da quando alleno io penso che un X riusciamo a strapparlo benissimo al Guspini. In bocca al lupo. Grazie.